Buongiorno, siamo sempre allo Smart Retail Now e ho il piacere di intervistare Marco Farnetani, direttore retail di Bata. Dottore, io ho ascoltato con molto interesse il suo intervento poc'anzi al convegno e mi chiedevo, a proposito di storytelling, lei ne ha parlato a lungo della storytelling di Bata, ha citato nomi importanti, filmati, foto, ma a che scopo percorrere la storytelling di Bata? È un valore aggiunto secondo voi per il cliente? Sì, è estremamente un valore aggiunto perché attraverso lo storytelling noi riusciamo a ripercorrere gli oltre 120 anni di storia del brand e leghiamo a sostanzialmente tappe importanti e fondamentali della storia della nostra civiltà il brand. Quindi sostanzialmente sapere che Bata nel 1931 ha iniziato a produrre Made in Italy la Penny Loafer quando è nata cambia rispetto a sapere che altri marchi la distribuiscono magari da 20 o 30 anni, oppure sapere che i vari Kurt Cobain indossavano Bata nel Nevermind Tour o Magic Johnson indossava durante le partite negli anni 70 sneaker Bata cambia totalmente. Su tutto questo noi andiamo a integrare con una tecnica di presentazione in store grazie allo storytelling ogni 3 settimane l'articolo icon e quindi la storia del brand. In quali città vi siete rinnovati più che in altre e perché? Ma abbiamo iniziato a classificare i negozi in cluster e abbiamo iniziato a rinnovare i negozi, quindi già l'anno scorso abbiamo fatto importanti investimenti e abbiamo già rinnovato più di 20 negozi. Gli ultimi fatti sono Bologna via Indipendenza e quindi i siti sono stati i primi ad essere rinnovati e stiamo continuando. Considerando che abbiamo circa 330 negozi monomarca, ovviamente questo richiederà un po' di tempo, però la strada è quella e il cliente lo percepisce, ma soprattutto i risultati di vendita legati a una vendita più qualitativa già si vedono. Quindi direi che c'è soddisfazione da parte dell'azienda in questo percorso? Sì, c'è totale soddisfazione perché è legata, come dicevo, a tecniche retail ben precise, per cui c'è un'analisi dei KPI retail, conversion rate, UPT, scontrino medio rispetto agli ingressi, che vanno ad analizzare poi la performance di ogni azione. Scontrino medio? Scontrino medio lo stiamo alzando, siamo sui 40 euro, nei siti siamo anche a 50-60 euro e questo è il lavoro di differenziazione che stiamo facendo, per cui su certe location riusciamo a vendere anche un prodotto più alto. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo un prodotto anche Made in Italy che supera i 100 euro, 130, 140 euro, è fatto a mano in Italia e poi abbiamo il prodotto da, diciamo, più da prezzo perché abbiamo una distribuzione più standardizzata. Bene, dottore, io le faccio i miei complimenti e le auguro un proseguo d'anno di gran successo. Grazie.